Non cercare mai il portale per trovare Ladybug. Ti porterà in una dimensione completamente vuota e dritta. Cioè, non saprei nemmeno come dirlo. Dove si trova casa sua. È stato veramente terrorizzante. Guardate il video per capire assolutamente. Ragazzi, ho trovato un libro su questo albero. Mettiamo subito una torcia. Cosa ci dice? Ricerca un portale per un'altra dimensione. Devi sconfiggere Ladybug. Fai presto. Oh Cristo santo, che cacchio vuol dire? E dove lo trovo io il portale per un'altra dimensione in questo mondo? Che lo sappiamo tutti come il mondo di Minecraft è infinito. E allora come lo trovo? Allora, quello ragazzi è il portale che avevamo trovato la scorsa volta. E purtroppo, oddio, allora dobbiamo stare attenti perché qua, se vedete, non si vede assolutamente niente. Qualche volta gli piglia male a questo mondo per un qualche motivo e non si vede più niente, tutto da un tratto. Ma poi dopo magari potrebbe ritornare la luce, almeno me lo auguro, perché sinceramente io non voglio vedere tutto quanto così. In teoria la notte poi dovrebbe anche passare prima o poi. Che è successo? Quello è un beacon forse? Può essere che è il beacon che avevamo trovato. Allora, cosa siete voi, maiali? Allora, io prendo un po' di maiali, iniziamo così, perché sennò non troveremo mai Ladybug senza cibo. Ci serve il cibo per forza. Ok, bene, almeno muoiono in fretta, dai, non dobbiamo faticare troppo. Sbam, perfetto. Continuiamo però a trovare, a cercare Ladybug in questo mondo. O almeno il portale di Ladybug. Io non ho capito dove ci porterebbe appunto quel portale. Cioè non ho capito che posto dovrebbe essere. Oddio, attenzione che qua si cade. È proprio un'altra dimensione, l'aveva anche detto in teoria. Quindi mi incuriosisce questa cosa. Vedete un attimo, aspettate un attimo, magari lì è il portale, può essere. Andiamo un attimo a vedere perché lì ci sono delle torce, magari le ho messe io mentre esploravo, però. Eh sì, vedete, è strano, Perché sono messe così? Io non le avrei messe così. Questo è un indizio, forse. Forse è un indizio per capire dove si trova il portale, quindi magari è più da questo lato, vediamo un attimo. Oddio, sì, col cacchio, vediamo è una metafora in questo senso, perché non vediamo assolutamente niente. È tutto buio, accidenti, ho paura. Cos'è stato? Che diavolo è stato? No, 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 ragazzi, mi sto spaventando. Mi sa che ci stiamo avvicinando al portale. Però ho come l'impressione che non sia qui il portale, sapete? Perché non sarebbe... Cioè, prima noi eravamo anche andati in questo posto, ma non avevamo trovato nessun portale. Se riesco magari a parlare... Sarebbe decisamente meglio anche perché mi capite così. Quindi probabilmente bisogna andare da questo lato qui. Vediamo se ho altro carbone, perché ricordiamoci che qui non abbiamo abbastanza carbone. Ma come ho fatto a prendere tutti questi diamanti? Ah, forse me l'aveva dati. Forse Ladybug può essere quando l'avevamo sconfitta per la prima volta. Evidentemente però quando l'avevamo sconfitta non è bastato. Quindi bisogna sconfiggerlo un'altra volta. Adesso ci facciamo l'armatura, così almeno abbiamo tutte le protezioni del caso, chiaramente. Così, perfetto. Adesso abbiamo tutta l'armatura in diamante, così almeno riusciamo a sconfiggere Ladybug. E sapete cosa? No, no, vabbè. Mi faccio anche un'ascia in diamante. Toh. Così. Almeno così riusciamo a distruggere tutti quanti con un'asciata in faccia. Ovviamente nel gioco, su Minecraft, chiaramente. Ah, questa collina è molto particolare. Forse è qui che si trova. Ragazzi, non sto capendo dove caspita è. Sentite, facciamo così. Magari adesso... Oddio, stiamo attenti. Magari adesso faccio un piccolo taglietto e ci vediamo appena lo trovo, perché onestamente non lo so. Cos'è questa cosa? What? Aspettate un attimo, che diavolo è questa cosa? Sul serio? Ma questo è un portale! È un portale, ma non sembra acceso, scusatemi. Ma che razza di portale è questo? Non è acceso. What? Questo è molto strano. In effetti era dietro la collina, ragazzi. Cioè, assurda sta cosa, ma... Non so di entrarci. Però non sembra nemmeno acceso, proviamo. Oh mio Dio! Dove caspita siamo? È tutto quanto dritto. Ma che caspita mi state dicendo da quella parte? Un attimo, cosa c'è qua? Oh, c'è un sacco di cose. E quindi probabilmente è da questa parte che si trova Ladybug. Oddio ragazzi, ma che caspita di mistero è questo? Aspettate un attimo, mi metto le carote così mangio. Quindi da quella parte, allora dobbiamo andare dritti, perché se viriamo troppo, dobbiamo andare nella direzione del tramonto, vedete? Perché se viriamo troppo, poi dopo purtroppo rischiamo di perderci, rischiamo di andare troppo a destra o troppo a sinistra. Perché anche una piccola variazione, vedete che cambia blocco? 1, 2, 3, cioè tipo, bisogna andare sempre dritti, così. Prima o poi troveremo qualcosa. Dio mio ragazzi, ma che caspita mi state dicendo? Ma dove siamo? È tutto così dritto, è dritto, tutto dritto, ma non c'è niente.
Accidenti! Ah, che cosa è successo? Sono diventato un mostro, aiuto! Ragazzi, avevo cambiato voce per un secondo, non so com'è possibile questa cosa. È veramente particolare. E se invece adesso... faccio così! Ok, ragazzi, scusatemi, veramente... A volte mi prende tipo l'indemonitudine, sto scherzando chiaramente, però veramente mi fa molta paura. Accidenti, ma sul serio, dove cacchio è che si trova quella ladybug? È tutto così buio. Peraltro sto vedendo forme con le nuvole nel cielo, che è meglio anche non specificare che tipo di forme sono, perché... non sarebbero adatte. Se saltiamo così almeno. Tanto abbiamo le golden apple. Ecco, ci hanno dato le cose di d'oro apposta, ovviamente, perché sapevano che correvamo tantissimo e quindi ce le hanno date apposta. Certo, se ci avessero dato un cavallo o un qualcosa per magari un teletrasporto, sarebbe stato decisamente meglio. Oh, si vede qualcosa lì. Oddio, finalmente. Oddio. Ti prego, dimmi che c'è qualcosa. Dimmi che non è solamente un muro e basta, ti prego. Sì, si sta caricando altro, ragazzi. Stiamo arrivando. Oddio, ma che cos'è quella cosa? Oh, è una casa enorme. Guardate da qua, ragazzi, però. Sembra una casa maledetta. Guardate pure le facce che ci sono lì. Non è normale. Questa cosa mi sta spaventando tipo tantissimo, ma tipo tanto. Ma che caspita mi state dicendo? Qua vedo cose che... Cos'è stato? No, avete sentito, ragazzi? Ma mi sa che quella era proprio Ladybug. Accidenti! Perché deve venire qua a rompere le scatole? Anzi, in realtà sono io che sto andando da lei. Vabbè, ma allora sono stupido, scusate. Perché ci sono andando? Vabbè, ma è sempre bello esplorare. È bello capire le cose. Ed è bello capire i misteri. Perché Ladybug sta tipo dispersa nel nulla, praticamente? Letteralmente non c'è niente qua. Cioè, è una terra piatta questa. A differenza della terra normale. È tutto quanto così... vuoto e niente, c'è solamente una casa in mezzo al nulla, letteralmente nulla, cioè assurdo, a parte tipo i blocchi di erba, ma quelli non sono niente praticamente. Vabbè, ragazzi, siamo arrivati dentro questa casa, e qui che caspita si nasconde qui dentro, porca di quella puzzardona scurreggiona, ma state scherzando? È vero, in effetti questa sembra una cucina, ma non è che tipo ci mangia qui dentro? What? Aspetta. Ah, vedete, si può spegnere, si può accendere, assurdo. Vabbè, come ogni candela si può fare, giustamente, però... Cos'è? What? No, ragazzi, non dovrei toccare perché ho paura. Ho come l'impressione che Ladybug si possa molto innervosire che io sto toccando le sue cose. Sono abbastanza sicuro che lei si arrabbierebbe davvero tanto. E da questa parte c'è anche un'altra parte, appunto, della casa. Vedete, questo è il retro. Qua c'è tipo la tomba di Ladybug, che cacchio è? Non credo che sia la tomba, però vedete lì. Cos'è sta cosa, ragazzi? Non capisco. È tipo una fontanella, è una forma di intrattenimento magari per la casa? Non ne ho idea. Comunque, vediamo un attimo, perché qua c'erano tipo delle scale, mi pare. Eccole qua. E allora, qui che caspita è questa cosa? Ma vedete quest'acqua? Non è normale. Cos'è? Che schifo! Elfix... No, scusate un attimo. Elixir of Decay. Elisiro del decadimento. Cosa vuol dire? Un elisir del decadimento. Non mi è chiaro, ragazzi. Non so cosa faccia, ragazzi. Cioè, mi sto un attimo preoccupando perché ho paura che tipo mi maledica anche nella vita reale. Vi immaginate? Sarebbe veramente puzzone come cosa. E vabbè, puzzone così. Mi invento termini. Vediamo qua. Però scusatemi un attimo. Ma dove cacchio è Ladybug? E poi perché dovrei... Basta, mi sono rotto le scatole. Dov'è Ladybug? Signora Ladybug, si faccia vedere. Ma vi immaginate se in realtà non c'è nessuno che ci hanno mandato qua e non c'è nessuno? Ma farebbe molto arrabbiare, porca di quella puttana. Ah! È lei. Ok, ma perché ci hanno chiesto di sconfiggerla, scusate? E a parte che è un po' impossibile perché lei è tipo... Aia! No, ragazzi. No, mi stava uccidendo. Mio Dio, mi stava uccidendo. Ok, brutto. Oh! Ok, che cacchio... Fermi un attimo. Purtroppo credo che non stia scomparendo. Cioè ho come l'impressione che... Perché è ancora qua sotto? Ah! Lo sapevo io che sarebbe rinata. Ma ragazzi, com'è possibile? Come possiamo fare a distruggerla? Non mi viene in mente niente. Tipo... Ma anche se tipo la sotterrassimo, non è che l'abbiamo distrutta veramente. Quindi non vale come cosa. E mi hanno chiesto di distruggerla. Ma non so come fare, scusate. Cioè a parte che uccidere... Vedete? Lei sviene e poi dopo ritorna. E che io che cacchio ci posso fare? Aspetta, me ne vado prima che si arrabbi di nuovo. Allora, questa è casa sua. Mi sa che non può uscire da questa stanza perché lei è troppo grande, gigantesca ovviamente. Cioè, ovviamente niente, non dovrebbe essere così gigante, però col cacchio, cioè... scusate, io cosa faccio? Non sta essendo distrutta.
Allora io che sono venuto a fare qua? Cioè, allora ci deve essere, ragazzi, ci deve essere per forza un altro modo per distruggerla. È l'unica cosa che mi viene in mente, se no non saprei cosa dirvi. Cioè, non mi viene nient'altro in mente. Perché davvero, rispawnano, che vedevo di... Cioè, adesso se ritorniamo lì indietro, scusatemi, è rinata, perché adesso magari mi sto impazzendo io, non lo so. Vediamo un attimo, andiamo qua, perché adesso sono abbastanza curioso. Non facciamo il taglio, perché poi dite che l'ho rimessa io. Guardate, eccola, vedete? Non è normale. Non... Ok, lasciamola perdere. Allora, vi prego, datemi delle idee nei commenti, perché io non so che dirvi. Cioè, non... come facciamo a distruggere? Allora, ci hanno chiesto di distruggerla. Prima di tutto, chi cacchio ce l'ha chiesto? Chi è che ci ha chiesto di distruggerla? E poi perché? E poi, come si fa a distruggere se non muore? Cioè, è indistruttibile, ragazzi. Cioè, e qua non c'è niente, non c'è nessun indizio a quanto... Magari c'è qualcosa che io non ho visto, può essere. Questa casa è enorme, quindi può essere che... ci sia qualcosa, però non so. Voi che dite? Scrivetemi nei commenti, secondo voi, cosa posso fare per distruggere Ladybug una volta per tutte. Anche se qua mi sembra che sia un po' complicato da fare. Lasciate like e iscrivetevi. E ciao!